La stagione 2019 di FX Action parte da Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, dove il 17 febbraio si è corsa la prima prova degli internazionali d'Italia Supermare Cross. Riccardo Boschi, da manager esperto e attento ai giovani qual è, segue con grande interesse anche le gare del minicross che non vedono schierati in pista sui piloti. Nella prima manche parte in testa Nathan Mariani, ma Valerio Lada prende il comando già durante il primo giro davanti all'ungherese Zanosch. Terza è la campionessa in carica Giorgia Blasig. Lada ha davvero una marcia in più e fa il vuoto alle sue spalle. A contendersi il secondo posto invece restano Zanosch e Lippolis in recupero dalle retrovie, ma il Maggiaro riesce a resistere fino alla fine agli attacchi del calabrese. Blasig è quarta. Nella seconda manche è di nuovo Mariani ad avere lo spunto migliore, ma Lada impiega ancora poche curve a riprendere il primato e ricominciare il monologo della prima manche. Il laziale del motoclub Tuscia Racing allunga nuovamente, con Zanosch alle calcagna ma sempre più lontano giro dopo giro. Al terzo posto il numero 94 Patrick Busatto tiene a bada Filippo Pivetta. Problemi invece per Giorgia Blasig, che finisce tredicesima con un giro di ritardo. Lada quindi domina incontrastato anche la seconda manche e vince di conseguenza l'assoluta di giornata. Il podio della Junior vede Zanosch, Pivetta, Busatto, Traversini e Mosca. Il podio della Senior: Lada, Lippolis, Blasig, Brandini e Mariani. Classe 125, le piccole ottavo di litro. In fondo al primo rettilineo di gara 1 è Antonio Giordano in testa, ma Andrea Rossi prende subito il comando davanti a Borrozzino e lo stesso Giordano. Mentre Rossi va in fuga, Borrozzino deve guardarsi dagli attacchi dei rimontanti Giuzio e Razzini. Rossi, pilota delle Fiamme Oro in sella a una KTM, fa gara in solitaria, ma alle sue spalle la lotta è avvincente e va avanti per diversi giri, con Giuzio e Razzini che faticano ad avere la meglio di Borrozzino. Alla fine però i due piloti del Nord Lombardi ci riescono e quindi Giuzio conquista la seconda posizione e Razzini, compagno di Rossi nelle Fiamme Oro, la terza. Vittoria senza particolari affanni per Andrea Rossi, che chiude la gara da solo. Seconda manche e Luca Milani, nonostante la stazza imponente, riesce a sfruttare al meglio i cavalli della 125 e si porta in testa con l'all shot. Dopo una breve sfuriata però il laziale viene superato da Giuzio e dopo alcuni tentativi di tenere la posizione anche da molti altri piloti. Al secondo posto si piazza quindi Pietro Razzini con una Yamaha, mentre al terzo posto risale dalle retrovie il vincitore della prima manche Andrea Rossi, che ha la meglio di Michele Gabballo nelle fasi finali della gara. Per Giuzio quindi vittoria di manche e gradino più alto del podio dell'assoluta con Rossi e Razzini. Il centro balneare della Polizia di Stato di Maccarese, sul litorale di Roma, ospita domenica 24 febbraio la seconda prova del Supermare Cross 2019. E quindi il via della classe 125, una partenza con un mucchio di sabbia che si alza visto l'alto numero di partecipanti, e dal mucchio esce fuori proprio Giuzio, che è costretto a una gara in rimonta perché si tocca alla prima curva. Davanti a tutti Alessandro Facca, pilota di casa, che precede Michele Gabballo. Facca prova la fuga distanziando giro dopo giro in maniera più autorevole Gabballo. Nel frattempo, ecco Gabballo, lo vediamo inquadrato, nel frattempo Giuzio recupera e qui lo vediamo battagliare con Rossi per la terza posizione, sorpasso che effettua proprio in questa curva, conquistando quindi il bronzo di manche. Per Facca una vittoria da dominatore, quindi con ampio margine su Gabballo, Giuzio e Rossi. Nella seconda manche allo start sono i piloti del team Celestini, Bonacorsi e Valsecchi ad avere lo spunto migliore, ma nella bagarre del primo giro emerge Gabballo, che si porta in testa davanti a Rossi, Giuzio, Valsecchi e Facca in rimonta dopo un intoppo al via.
Gabballo resiste giro dopo giro, approfittando della gran confusione alle sue spalle, con Facca e Bonaccorsi che tentano di recuperare, ma con troppa foga, trasformando quindi la gara in un'autentica roulette russa, con Giuzio e Rossi anche loro protagonisti in questa lotta all'ultimo sangue. Gabballo dal canto suo è bravissimo a non fare errori e centra la sua prima vittoria. Dietro di lui Facca cade nell'estremo tentativo di superare Rossi e chiude quinto, dietro anche a Bonaccorsi e Giuzio. Il podio della 125 quindi vede Gabballo, Facca e Rossi. Dopo aver visto Jorge Prado premiare i migliori della 125, passiamo al minicross. Nella prima manche scatta in testa il campione europeo della 65, Brando Rispoli, ma Valerio Lata, dominatore della gara di Rosolina, si porta in testa dopo poche curve. Lata allunga inesorabile, mentre Pulvirenti supera l'Ippolis e si prende la seconda posizione. Le prime due piazze si stabilizzano, Lata, come detto, continua la sua galoppata solitaria, con Pulvirenti a debita distanza, a sua volta senza minacce particolari. Al terzo posto invece l'Ippolis ha il suo da fare per tenere a bada Rispoli e Giorgia Blasig. Traguardo quindi con Lata, vincitore indisturbato, davanti a Pulvirenti e all'Ippolis. Seconda manche, partenza perfetta per Valerio Lata, che prende subito il comando. Va peggio invece a Pulvirenti, caduto e costretto a rimontare dal fondo del gruppo. Ancora una gara senza avversari per Lata, davvero in gran forma in queste prime due gare del Supermare Cross. Dietro di lui invece in furia la battaglia, con protagonisti ancora l'Ippolis, Rispoli, Blasig e Pulvirenti in rimonta dal fondo del gruppo. Mentre Lata va a vincere ancora una volta in beata solitudine, l'Ippolis riesce a precedere con grande fatica Pulvirenti, che quindi risale fino al terzo posto, e Brando Rispoli, migliore della Junior. Il podio della Junior, appunto, con Toni Cairoli a premiare i piloti, vede Rispoli con Mosca, Traversini, De Luca e Tavernese, e il podio della Senior vede Lata, L'Ippolis, Pulvirenti, Blasig e Brandini. Cross chiude il suo trittico di gare invernali a Gabicce Mare, nelle Marche, a due passi dalla Romagna. E vediamo quindi le gare della 125, una classe che conta sempre un ottimo numero di iscritti. Nella prima manche parte in testa Razzini, davanti a Facca e Gabballo, ma Facca impiega poco a rilevare il comando, davanti allo stesso Razzini, mentre al terzo posto Gabballo precede Giuzio, Borrozzino, Rossi e il resto del gruppo. Cade Facca però, che viene evitato da Borrozzino e Razzini, ma non da Gabballo, che cade a sua volta e riparte molto attardato. Facca dopo la caduta si rilancia all'inseguimento della prima posizione di Razzini, mentre al terzo posto è salito Raffaele Giuzio. Il pilota del Tuscia Racing, Facca, attacca quello delle Fiamme Oro Razzini e nel finale ritorna al comando. Razzini invece commette un errore e viene scavalcato anche da Giuzio e Rossi, che sono i due piloti che all'inizio di questa gara si trovano appaiati in testa alla classifica di campionato. La bandiera a scacchi invece premia Alessandro Facca, che va a vincere. Seconda manche e di nuovo grande partenza per Pietro Razzini, con Mazzantini al secondo posto davanti a Facca e Rossi. Razzini prova ad allungare, mentre alle sue spalle Mazzantini cerca di tenere testa agli inseguitori Facca, Rossi e Giuzio. Facca però sembra davvero indemoniato, si lancia su Razzini ma commette questo errore che gli costa per fortuna solo una grossa perdita di tempo. In seconda posizione torna così Mazzantini, che adesso è tallonato da Giuzio. Facca invece è dietro anche a Michele Gabballo. Razzini è libero di vincere finalmente in beata solitudine, mentre alle sue spalle Facca cerca la rimonta disperata e alla fine chiude terzo a un soffio da Mazzantini. Questo piazzamento gli consente di conquistare il successo di giornata davanti a Razzini e Giuzio, che torna in testa alla classifica. Al podio per le foto e le riprese. Passiamo ai piloti ancora più giovani, quelli del mini cross. E Valerio Lata, il dominatore della stagione, prende subito la testa davanti a Brandini e Mancini. Lata, così come in tutte le manche precedenti, fa gara a sé, allungando nettamente sugli inseguitori. Brandini e L'Ippolis combattono un bel duello per la seconda posizione, con L'Ippolis che alla fine ha la meglio e quindi va a prendersi la piazza d'onore.
5 vittorie su 5 manche per Valerio Lata, che sembra davvero non voler lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Il pilota romano del Tuscia Racing taglia il traguardo con ampio margine di vantaggio. Vediamo ora le immagini della seconda manche. Dal mucchio della partenza e Lipolis a uscire per primo, ma Lata non fa passare nemmeno un giro prima di tornare al comando. Lipolis è secondo con Giorgia Blasic terza e Brandini quarto. Lipolis cade mentre tiene la seconda posizione, così è Giorgia Blasic, la campionessa uscente su Husqvarna, a rilevare la piazza d'onore. Lipolis deve recuperare, supera Brandini in terza posizione e poi si avventa su Giorgia Blasic. I due danno vita a un duello bellissimo che dura diversi giri. La campionessa in carica mostra tutto il suo carattere e Lipolis è costretto a spingere davvero al massimo per tornare al secondo posto, un'operazione che tra l'altro gli riesce a pochissimo dalla bandiera a scacchi. Nel frattempo Valerio Lata può tagliare il traguardo ancora una volta indisturbato e festeggiare l'ennesima vittoria. Sul podio il pilota romano precede Lipolis, Blasic, Brandini e Mariani, mentre nella Junior vince Traversini davanti a Mancini e De Luca. Domenica 27 ottobre siamo nel cuore della Sicilia orientale, al Lido di Naxos, per un grande appuntamento, l'ultima tappa del Super Mare Cross, campionati internazionali d'Italia su sabbia, valevole anche per l'assegnazione del titolo tricolore appunto di questa stupenda specialità. E dopo le parole spazio alla pista, cominciamo col mini cross. Mancano i primi tre in classifica, Lata, Lipolis e Blasic, per motivi diversi. Quindi Valerio Lata, campione del mondo junior in questa stagione, è già campione senza dover correre la gara di Giardini Naxos. A prendere il comando nella gara siciliana è Alfio Pulvirenti, il palermitano, che comincia subito a fare il vuoto davanti a Riccardo Salesi e Gennaro Utek, il numero 911, che abbiamo visto però cadere e perdere posizioni. L'azione di Pulvirenti è sicura, il palermitano ha la gara in pugno visto che mancano tutti i suoi avversari principali. Al secondo posto invece risale Pierpaolo Mosca con Salesi, numero 39, che lo tallona non volendo demordere, rinunciare alla piazza d'onore. La gara al comando è abbastanza monotona con Pulvirenti che ha un bel vantaggio, ma Mosca e Salesi si giocano la piazza d'onore fino al traguardo. Traguardo che, come detto, vede Pulvirenti arrivare per primo davanti a Mosca, che arriva sotto la bandiera a scacchi da solo, perché cosa è successo nell'ultimo giro? Salesi è caduto, ha perso terreno ed eccolo che è ripartito alle spalle di Utek, ma il pilota con numero 39 non demorde e proprio sul salto dell'arrivo riesce ad avere la meglio su Utek e riprende perlomeno la terza posizione. Nella seconda manche il migliore al via è Mosca davanti a Salesi, mentre colpo di scena Pulvirenti cade a terra alla prima curva e perde diversi secondi per ripartire. Ecco il pilota di Palermo numero 212 che si rimette in moto proprio in questo momento, dietro a lui c'è soltanto Marabotto. Numero 39 è Salesi al comando nelle fasi iniziali, ma Pulvirenti dopo pochi giri è già al terzo posto, ha superato tutti ed è all'attacco di Utek. Alle sue spalle al quarto posto c'è D'Agata. Salesi al comando, Pulvirenti però l'ha raggiunto e complice questo inciampo del pilota con la Husqvarna passa al comando. La differenza d'altronde tra i due piloti di passo e di stile è evidente. Pulvirenti ha saltato le prime prove della stagione per infortunio, ma adesso si è completamente ristabilito e vuole chiudere il 2019 in bellezza. Salesi arretra, perde terreno a causa di un errore e così al secondo posto restano in lotta Utek e D'Agata. Tutto semplice per Pulvirenti, che quindi chiude il Super Mare Cross 2019 con una doppietta, mentre Utek riesce a resistere e a portare a casa la seconda posizione davanti a D'Agata. Il podio di giornata della Senior vede Alfio Pulvirenti al centro davanti a D'Agata, Marabotto, Presti e Lamantia, mentre nella Junior il successo va a Gennaro Utek davanti a Mosca e Salesi. Signori, mostriamo i trofei, avvicinati Sofia, vai con le immagini. Situazione completamente diversa nella 125, dove la classifica è apertissima e alla vigilia della gara ci sono Raffaele Giuzio, Andrea Rossi e Michele Gaballo, tutti e tre in lotta per il titolo e tutti e tre in pista a Giardini Naxos. Prima manche scatta in testa proprio Giuzio,
davanti a Gaballo e Giuseppe Arangio Febbo. Giuzio prova ad allungare mentre Gaballo fatica a tenersi dietro Arangio Febbo, che è pilota siciliano che non ha partecipato alle prime gare del Super Mare Cross e per questo è fuori dalla lotta per il titolo. Chi tra i contendenti al campionato però è messo peggio è Rossi, che è partito male e deve recuperare in mezzo al gruppo. Giuzio in testa, Arangio Febbo supera Gaballo e si porta al suo inseguimento. Inseguimento che Arangio Febbo corona portandosi quindi in testa con Giuzio, che si può comunque accontentare della piazza d'onore anche in considerazione del fatto che è il migliore dei tre piloti in lotta per il titolo. Gaballo infatti non riesce a tenere il passo, viene raggiunto anzi da Andrea Rossi che lo supera e si porta così al terzo posto. Per Arangio Febbo una situazione in questo momento ideale, il pilota siciliano è in testa ed è l'unico che corre con la mente sgombra da pensieri di campionato. Tuttavia Raffaele Giuzio non ha intenzione di mollare facilmente e all'ultimo giro il pilota lombardo della KTM Motoclub Cairatese prova addirittura l'attacco, ma la manovra non gli riesce, finisce a terra e rischia di perdere le posizioni, ma è pronto a sufficienza a ripartire e salvare quantomeno la piazza d'onore, che è importante per il suo campionato. Così Arangio Febbo vince davanti a Giuzio e Rossi. Partenza della seconda manche ed è di nuovo Giuzio a fare all shot. Alle sue spalle una caduta di Zangari rallenta sia Rossi che Arangio Febbo. Ancora peggio va a Gaballo, che invece rimane incastrato al cancello di partenza. Giuzio primo, poi al secondo posto c'è Nunzio Trimarchi, mentre Arangio Febbo e Rossi hanno già raggiunto la top 5 rispettivamente al terzo e quarto posto. Raffaele Giuzio in testa, questo momento per lui è ideale perché appunto questa situazione gli consentirebbe di vincere facilmente il campionato. Arangio Febbo però si porta in seconda posizione e Giuzio comincia a perdere leggermente terreno giro dopo giro nei confronti del pilota siciliano. Lo vediamo che si fa largo Arangio Febbo tra i doppiati, mentre Rossi, che è risalito fino al terzo posto, rimane un po' più indietro e non sembra in grado di tenere il passo dei primi due. Al quarto posto Michele Gaballo è risalito dal cancello in cui era rimasto bloccato fino al quarto posto appunto, ma Zangari, pilota caduto alla prima curva, lo riprende e va a prendersi la quarta posizione. Arangio Febbo colma il gap su Giuzio e nel finale va all'attacco. Il pilota della Husqvarna è scatenato, si porta in testa anche in questa seconda manche. Giuzio alza bandiera bianca, anche perché, come detto, non ha bisogno di forzare al massimo per andare a vincere il campionato, visto che Rossi, qui inquadrato, è alle sue spalle al terzo posto. Giuseppe Arangio Febbo quindi chiude il 2019 Super Mare Cross con una doppietta nella sua unica gara disputata. Raffaele Giuzio però col secondo posto si assicura il titolo di campione della classe 125 in Lombardo. Succede così a Gioele Palanca. Vediamo il neocampione che si posa, mette in posa per una foto col suo rivale Andrea Rossi e poi sale sul podio insieme da secondo classificato, riceve la tabella di campione con il vincitore Arangio Febbo e con Andrea Rossi. Ecco la foto di rito di fine anno per i tre protagonisti.